Prosegue la nostra inchiesta sulle realtà che contribuiscono a fare la musica nel Ravennate e prosegue con un altro locale, il Tribeca. Recentemente rinnovato, il piccolo locale di via Trieste ospita concerti multiformi e multigeneri e spesso con una tendenza spiccata a proporre musica d'autore. Il progetto Tribeca è nato circa 4 anni fa. Quasi subito sono iniziate delle serate di musica live, di concerti, anche feste, sempre abbinate a cantanti, ad artisti che venivano in forma quasi di amicizia, artisti anche molto importanti, personaggi anche illustri che si trovavano bene in quest'angolo della città. Il progetto proprio della musica non è nato solo come Tribeca, era anche prima nella gestione in Via Diaz, che era sempre gestita da Sanzio Davidi, che era il Bar Silvano. Anche lì per un ventennio hanno regolarmente fatto concerti di ogni genere, dal jazz al soul, al funky, di tutti i tipi. Ecco, il nome del locale si riferisce a un popolare quartiere di New York. È un riferimento voluto e se sì, perché? Sì, effettivamente non è un riferimento casuale. Il titolare ha avuto un progetto forse ambizioso, al momento non capito da tutti. La frase col significato del Tribeca l'ha inserita anche nel menu che tiene dentro al locale, perché comunque come posizione è vicino al canale e nel futuro poteva esserci la nascita di un nuovo quartiere ed è un progetto che non a caso si sta realizzando e lo vediamo tutti i giorni che si sta ampliando. Sì, sicuramente cerchiamo di proporre musica di qualità. Come forse ho detto anche prima, sono amici del titolare. Nella sua lunga carriera ha incontrato dei veri personaggi, tipo un nome che è un amico, Massimo Sutera, che è il bassista di Lucio Dalla, che ogni volta che viene a suonare viene con amici che sono artisti nazionali ed internazionali, che sembra giochino e invece suonano e fanno musica e la gente apprezza e li richiede. Yeah,